Ehi, Misty! Sono venuto a pagare il debito con il nostro amico Victor. Non c'è il gattino oggi. Oh no, Micio. Victor, ciao, c'ho i soldi. Ah, eccoti, scusami. Victor, c'ho i soldi, tieni. Finalmente ho recuperato abbastanza Eddie da pagarti. Minchia. Tieniteli per ora, ne hai più bisogno di me. Ma no. Non intendo portarmeli nella tomba, Vic. Beh, prendi. Ah, ok. E grazie ancora per avermi fatto tutti quei lavori senza aver visto un Annie. Gli amici servono a questo. Stavo pensando di sostituire qualche impianto. C'è qualcosa per tenere a posto i miei dannati capelli, Victor? Vediamo, Victor. Ho visto dai tuoi concorrenti roba interessante e c'hai 21.000 euro dollari che sono quelli che ti ho dato praticamente. Avevi 700 Eddie? Vediamo, io vorrei cambiare sistema operativo, ma costano un po' e molti richiedono dei requisiti che adesso non ho. Però la concorrenza ce ne ha di roba interessante, dopo andiamo a vedere. Tanto per adesso, cazzeggiando in giro, un po' di soldi li abbiamo fatti. Vorrei cambiare anche sistema oculare, se c'è qualcosa di buono. 5.000 euro dollari, beh, non è male, va bene. Qui vediamo che cos'è che possiedo. Rallenta il tempo per 2 secondi quando i nemici rilevano la tua presenza. Ok, potrebbe essere qualcosa di utile per adesso, quindi va bene. E finalmente un potenziamento che volevo mettermi. Ecco qua, il doppio salto. 45.000 euro dollari? Perfetto, prendili. Ne vale tutta la pena. E sono appena quasi diventato povero. E infine le braccia. Le braccia, ho visto roba interessante, ma vorrei aspettare. Vorrei aspettare prima di prendere uno di questi potenziamenti, anche se il mio interesse totale è sulle lame della mantide. È assolutamente questo. E niente, Victor, io volevo venire da te perché, beh, giustamente dovevo pagare il debito, ma speravo avessi qualcosa di più. Andiamo anche dalla concorrenza. Andiamo a vedere che cos'hanno. Ciao Victor, buona serata. Vediamo questo doppio salto com'è. Vediamo se posso. Vediamo se. Ulla! Che bello poter giustificare il doppio salto in un gioco così. Perché è un potenziamento. Bellissimo. Bellissimo. Santo cielo, bellissimo. Prima di andare alla nostra cara missione, però, andiamo a questo bisturi. Andiamo a questo bisturi che forse è quello che penso abbia la roba utile. Ecco la mia macchina. Bello il fatto che arrivano da sole. Eccoci arrivati. Ok, no, non sei il bisturi che cercavo, ma vediamo anche tu che cos'hai da offrirmi oggi. So dove prendi le merci, davvero? So chi è il tuo fornitore. Ho dato un'occhiata nel seminterrato. Qualunque cosa tu abbia visto, io non c'entro. Durante il mio cazzeggio in giro. Fammi un prezzo di favore, dai. Ti credo stai mentendo, ho letto la tua mail. Ho letto la tua email, so cosa sta succedendo. Guarda che sorriso, guarda che sorrisone. Forse potrei tentarti con uno sconto. Questo è bello. Su qualsiasi cosa. Va bene, va bene. Per cosa? Per fingere di non sapere come ti procuri i tuoi pezzi. Sì. Va bene, affare okay, fatto. Affare fatto. Ho già dimenticato questo terreno. Benissimo. Perfetto. Lieto di fare affari con te. Fammi sapere dai. Se ti serve qualcosa. Visto che mi offri uno sconto, sì, volentieri. Dai, non posso far chiudere un'attività così solo perché mi sta sulle balle. No, quanto me li fai? 36. Voglio bene a Victor, ma se questo mi offre uno sconto, fanculo. Vengo, ricarico il salvataggio. Vaffanculo, Victor. Ti voglio bene, ma no. Questo, tra l'altro, ha un sacco di roba circolatoria, di cui una ce l'ho già io. E questo cos'è? Tabula e rasa. Ripista tutti i punti talento spesi permettendo di ridistribuirli. Interessante. Questo invece aumenta il 50% i danni colpi alla testa. 20.000 euro dollari sono un po' tanti, Victor. Però lo terrò da conto questo. Che è successo alla mia moto? Mi ci volevo sedere ed è stata mangiata dall'asfalto. Dicevamo io e te invece. E rieccoci qua. Scusami Victor, ma visto che questo tizio mi fa uno sconto, non indifferente comunque, ecco a noi il doppio salto. Il doppio salto sarà una roba divertente da usare. Per fortuna che posso anche usarlo
cioè, ininterrottamente. Posso praticamente abusarne quanto voglio. Ma questa moto se sta impennando da sola. Guarda, non mi faccio domande, va bene così. Eccolo qui, il bisturi che cercavo io. Salve, signor Monaco, che mangia un hot dog. Ehi là, tu com'è che ti chiami? Robert, ciao. Eccoli qua, due sistemi operativi, uno iconico che non posso avere perché mi serve 18 di fisico e uno leggendario con 10 di RAM, 8 dimensioni di buffer e 6 slot. Beh, direi che i soldi per adesso ce li ho, non sono difficili da fare, quindi è un po' tanto, ma va bene, te lo compro, dai. Voglio potenziarmi al meglio che posso per ora. E avevo 100.000 euro dollari e li ho praticamente spesi tutti. Quando se ne viene attivato, rimuove tutti gli effetti, brucia tua fulgurazione, veleno e sanguinamento. Non so che cosa sia, ma costa solo 600. Perfetto, avrò speso un botto di soldi, ma ne è valsa sicuramente la pena. Ho appena tolto la sfocatura di movimento ed è molto meglio adesso la visuale. Però guarda quanta RAM che abbiamo adesso. Direi che siamo pronti per andare in missione ora. Chiama l'agente della Militech Meredith Stoch. Va bene, accendiamo il cellulare appena posso. Perché non posso attivare il cellulare? Perché sono in salvataggio? Ok, era rosso, ma per qualche motivo adesso ho potuto farlo. Meredith Stoch. Vediamo. Sono Stout. Inizia pure a dire. Ah, Stout. Non so soltanto il tuo numero. So anche che hai perso un convoglio. Dai, fallo tacere. La Madonna. Dimmi cosa sai, non farmi perdere tempo. Corporativo, non sei nella posizione di poter negoziare. So che quel trasporto è un grosso problema per te. Quindi ascoltami bene. Incontriamoci e vediamo se possiamo darci una mano a vicenda. Direi che è un ottimo patto, Vi. Personale reciproco. D'accordo. Prima uscita dello Skyline verso il Nid. Nel canale sotto il cavalcavia. Vediamoci. Va bene, signora. Arrivo subito. Meno male che non ero tanto lontano. Ero a 300 metri da qui. Ok, ora che abbiamo il doppio salto, fare certe strade non sarà più un problema. Posso saltare praticamente tutti i cancelli che mi si parano davanti. Vediamo, ad esempio. Ecco fatto. Sono passato dall'altra parte in modo facile facile. Devo scendere qua sotto. Arrivo, signora. Scusi un attimo. Eccomi qua. Salve. Meredith Stout. Presumo che salve. Tu sia quello di prima. Già, sono proprio io. Stringi la mano, ho una proposta per te. Esatto, sono proprio, proprio io. Aia, che male. Pensavi di ricattarmi, coglione? Di dettare condizioni? Hai altro per me? Lasciatemi andare, voglio solo parlare. Merda, non ho fatto in tempo, mi sa. Che cazzo, Meredith? Chiudi quella bocca! È pronta questa merda? Pronta. Ora rispondi alle mie domande. Onestamente, sinceramente. Sei qui da solo? E se io non volessi parlare? Ti trovi nei guai, lo capisco. Ti dico io chi è solo. Tu. Se non adesso questo mi mena. Sei fottuta. E nessuno ti aiuterà. Chiudi quella cazzo di bocca. Questo mi mena ora. Questo mi mena. Mi mena male. Cos'è quel coso? Questo pezzo di merda, Anthony Gilchrist. È il tuo contatto? È lui che ha venduto il convoglio? No, non so neanche chi sia. Non ho alcun legame con la Militech. Non ho nessun legame con la Militech, nessuno. Può risponde. Io gli credo. Che sai tante cose. Beh, i corporativi sono tutti uguali. Conosco bene il loro gioco. Lavoravo con loro, sai. So dov'è il trasporto. Posso aiutarti. In cambio, voglio solo un favore. Che tipo di favore? Che cazzo ve l'ho detto? Non sono la talpa, porca puttana! Adesso gli sparano. Liberateli subito prima che tu... Ah, ok, no, non gli hanno sparato, dai. Lui puoi lasciarlo andare. Voglio sentire che cosa da dire. Grazie. Sto a posto, Non ho fatto nulla. Ho un'offerta per te, non potevi parlare normalmente fin da subito. Ho un'offerta. Mi serve un bot. Un flathead. Ce l'hanno i tizi che ti hanno derubata. Se mi prometti quel bot, ti dirò dov'è. Hai un piano per occupartene?
Può darsi. Ma si aspettano un pagamento. Quindi potrei anche risolverla così. Vada per la seconda. Ma una condizione. Pagherai con i nostri soldi. Sono tracciati, vero? Stai bene con i capelli blu. Quella è una carta di credito. Corporativo, so che il chip è infetto. Mi insegnano queste cose alla Militech. Il chip è chiaramente infettato con un virus. Non lo nego. Se qualcosa va storto, sarò io a finire crivellato, non tu. Vedi di essere onesta con me. Che cosa contiene? Un algoritmo tracciante che segue i flussi finanziari. Lo sapevo che era tracciato, lo sapevo. Prendi il chip? No, non ci sto. Ok. Mi sembra ragionevole. Ci sto. Pagali. Ho fatto proprio bene a scegliere corporativo. Prova a fottermi in qualsiasi modo e ci rivedremo presto. Grazie, Stott. Ma facendo un grosso errore. Quella puttana è bella che è morta. Mi sa che quello morto sei tu, amico. Ma la mia auto, quando è che è arrivata qui, scusami? È venuta a cercarmi. Cosa c'ho dietro? È il NOS. Jackie, dove sei? Merda! È andata bene. Forse potremmo ricavarne qualcosa. O forse beh, no. Ehi, è stato interessante scendere in acqua. Per queste cose, V. Dove sei finito? Vorrei saperlo anch'io. Ho appena scoperto di poter fare il doppio salto sulle scale per velocizzare la salita. No, vabbè, il doppio salto è il miglior acquisto che potevamo fare in assoluto, comunque. Santo cielo. Ti fa tagliare veramente tutta la strada. La missione dice anche che posso rimuovere il virus dal chip. Ma come dovrò fare? Bella domanda. Vabbè, Jackie, ciao. Tu sai come rimuovere il virus? Io no. Eccoti. Ma è un po' piccola quella moto per te? È da tanto che aspetti un bel po' di giorni, mi sa. Allora, dobbiamo incontrare i Maelstrom. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Non lo saranno. Ha pagato in anticipo. Oh, cazzo. D'accordo. Andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Compriamo il bot, pagheremo di nuovo con i soldi della Militech. Dubito che filerà tutto liscio. Ho stretto un accordo con la Militech. Pagheranno loro per il bot. Sono parecchi soldi da buttare via. Già. Lascia stare, Jack. Sarà come se non li avessimo mai avuti. E poi, non sappiamo come finirà questo scambio. Però vorrei rimuovere il virus. Il chip di credito è infetto. Esatto. Oh, merda. Quando lo scopriranno ci riempiranno di piombo. Forse sarebbe meglio dirglielo. E se lo rimuoviamo? Li paghiamo con denaro infetto. Allora sì che... esatto, non è una bella idea. È meglio giocare a carte scoperte. No. Secondo me. Jackie, va bene tutto però. Allora, nella tana dei cyborg? No, voglio rimuovere il coso, mi serve un minuto. Ok, dimmi quando sei pronto. Va bene, Jackie. Io devo capire come togliere il virus prima. Shard dati della Militech. Eccolo qui. Proviamo a fare quadrato. Ah, è il solito minigioco classico. Neutralizza, rimuove e crea una copia del demone che infetta lo shard. Proviamo a fare un salvataggio prima. Non si sa mai cosa possa succedere. Ok, voglio provare anche a copiarlo. Voglio vedere cosa possa succedere. DB, DB, FF, 5, 5... IC, fermo IC e 9. Dov'è? IC e 9. Perfetto, copiati tutti e due. Proprietà della Militech, l'accesso non autorizzato è strettamente vietato. Ma pensa un po'. Ok, virus rimosso, Jackie. E l'ho anche copiato. Ah, guarda, li ho copiati. Shard di dati della Militech craccato. Ne ho due. Mentre questo è il drive, shard dati della Militech. Non so quale sia la differenza, ma il fatto che ne abbia due vuol dire che magari posso comprare qualcosa con i loro soldi? Lo spero proprio. Ehi, Jackie, ce l'ho fatta. Andiamo. Andiamo da quei bastardi. Guidi tu? D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Va bene. Ah, ok. Pensavo dovessimo guidare da qualche parte. Questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Ne. Una gang come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Beh, almeno sai qualcosa ce l'hanno, dai. La ottengono. E che cosa li fa incazzare? Con i Maelstrom, invece, non si può mai sapere. Ho notato, sono un po' stronzi Maelstrom. Maelstrom. Facciamoci sentire. Ehi, stronzi. Ding dong. Non vi conosco.
Ci manda Dex. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Ok. Vi aspettavamo. Ah, guarda un po'. Ehi, calmi ragazzini. Wow. Ah, bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta però. sempre sì. A sdrammatizzare. Mi sembrano ben preparati. Ti giuro che appena parte alimentare con sistemi di sicurezza del genere. Quello è vero. Appena parte una rissa, giuro che li spacco tutti. L'avranno depredata come iene famelica. Aspetta un attimo. Ecco fatto. Ehi, che c'era lì dentro? Roba interessante. Pensavo che questi cavrones avessero rubato un paio di casse, non tutto il camion. Minchia, guarda qua quanta roba. Altro che un paio di casse. Occhio che qua esplode tutto. Mina antiuomo a shrapnel direzionale. La mia preferita. Raffinati. Aspetta. Ecco fatto. Mai lasciare niente al caso. Dai Jackie, però sei un po' lento, eh. Pacioccone quanto vuoi, ma sei un po' lento. Salve. Qua succede una merdata di quelle. Non ti agitare, cercano solo di spaventarci. Io non mi agito, saranno loro quelli agitati tra un po', tranquillo. Va bene. Nervi saldivi. Ricorda, siamo a casa loro. Questo è vero. Ehi là, allora, ciao. Che volete? Siamo qui per il Flathead. Avete un bot. Modello MT-0D12, anche detto Flathead. Eh? A voi che ve ne frega? Lo voglio. Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Tu non conti un cazzo, tempo. Hai capito, Dam Dam? Siediti. Non conti niente, Dam Dam. Io ti giuro che ti faccio fuori tra 5 minuti, credimi. Questo divano è un po' vomitato, devo dire, eh? Se riesco a sedermi senza slittare, volentieri, comunque. Bene. Lo stesso vale per te. Io non mi siedo. Sto in piedi. Lo sapevo. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Dio mio, se fai un casino... Prima che ti pianti un proiettile in testa. Jackie, siediti. Jack, siediti. Facciamo come hai detto tu, siamo a casa loro, eh? Merda. Hai detto tu, eh? 5 minuti fa, siamo a casa loro. Forza, rilassiamoci un po'. No, grazie. Sto a posto così. Grazie, sono a posto. Sarà sicuramente una roba buona, però... Dio mio, ti spacco la faccia fra 5 minuti, credimi. Quel tizio là appoggiato. Flathead, modello MT-0D12. Vediamolo. Accomodati. Questo qua farà un casino sicuro. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica, eterno-ottica. Piena immersione cognitiva con... Ma che carino! È mimetico! Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e kevlar. Tutta roba bella, immagino. Qui, link totalmente integrato. Vorrei vederlo, però. Sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Eccolo là, è andato. Potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Beh, è una figata. Me lo farò andare bene. Ci accontentiamo. Senti che stronzetto esigente. Wow, come siamo amichevoli. Uè, calma. Io i soldi non li vedo, però. Oh, è arrivato il simpaticone di Royce. Che ti aspetti? Facciamo un nuovo accordo. Fanculo, Brick, allora. Facciamo un nuovo accordo. Mi stai sul cazzo. Però accetto i soldi. Hai buon naso per gli affari. E tu no, tu non hai più gli occhi. Uè, calma. Tieni. Ce l'ho qui. Così. Senza neanche battere ciglio. Mi stai proprio sul cazzo. Fra 5 minuti sarai morto, vedrai.
Li vuoi o no? Li vuoi o no? Ho altro da fare. Mi stai sulle palle. Però finché mi paghi. Non sono cazzi tuoi. Dexter, comunque. Dexter the Show. Oh, che paura. Persone che si è fottuto come un animale mezza pacifica. E io ti metto capo, stronzo. Dietro la schiena. Eccolo qui, il coglione. Di chi è sta cazzo di arma? Quella non è la mia pistola. Cosa stai aspettando? Levati. Questa è la mia pistola. Minchia, morti già tutti? Prendi la roba, botte lo shard di controllo. Presto. Aspetta, fammi derubare tutti. Dammi un secondo. Una nuova giacca. Bello, mi piace. Scusami. Ecco, fammi... Grazie. Oh, Jackie, qua ci sarà da divertirci adesso. Ho tutto. Il bot e il controller. Andiamo. Questo cos'è? Prima è ok. Andiamocene da qui. Voglio tornare all'aria aperta. Dovremmo farci un bel po' di strada se vogliamo andare all'aria aperta, Jackie. Abbiamo fatto un bel casino. Ah, che taffo la carne. Ah, sento quasi il sapore. Duh. È una linea di produzione. Schifo. Ma non ti piaceva la carne? Sì, ma non se putrida. Strada. Sì, penso che un'altra strada ci sia. Basta saltellare un po'. Ed eccoti l'altra strada. Come hai fatto ad arrivare qua? Che sei grosso il triplo di me, Jackie. Passiamo. Bene, si muove, andiamo. Ma scusami. Come, perché gli sei corso dentro? Vabbè, guarda. Non mi faccio più domande. Aspetta, questo cosa abbiamo qui? Ah, delle cure, benissimo. Zona ostile, sai che novità. Calmo, calmo, calmo. Allora, telecamera. Spegni la telecamera numero 1. Questo cosa abbiamo qui, vediamo. Un berserk devastatore, benissimo. Allora. Lo so che mi vedono, con calma. Spegniamo anche questa. Perfetto. Allora, cosa possiamo fare? Facciamogli intoppare l'arma. No, riavviamogli le ottiche. Dai, 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 dai. Forza, andiamo. Signore e signori, Jackie Wells. Beh, io volevo fare la stealth, ma lui giustamente mi ha visto. Non esci vivo da qui. Quanto ci voleva per caricare quest'arma? Santo cielo. La madonna. Vabbè, facciamoci strada proiettile allora, Jackie. Mi dispiace, porta vetri. Non ti può proteggere. Là, amichetti. Beccati questa granata. Minchia. Sì, ma per voi. Ecco fatto. Ci vogliono armi grandi per nemici grossi. Semplice matematica. Cazzo di idioti. Lì c'è una telecamera, vediamo. Disattivala. Giuro che così piano piano neanche. Aumentiamo anche i nostri punti. Qualche nemico simpatico che vuole fare lo sgargiulo. Ecco, ce l'avevo. Jackie, sei proprio davanti alle balle. Scusami, non vorrei dirtelo, amico mio. Riavviamogli le ottiche. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, 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 vai. Ecco fatto, morto semplice. No, c'era una porta. C'è un pezzo di carne lì davanti. E beccati tu anche questa granata allora. Aspetta che mi devo un attimo sistemare. Minchia, no, ho preso mi sa quello forte. Allora, con calma. Ma stai zitta, scema. Che finché vi becco in faccia, siete solo dei coglioncelli. Bravo. Mettiti vicino a delle bombole esplosive, sarà sicuramente un'ottima idea.
Non male, dai. State cercando di farmi ammazzare. Ma questo è... è Jason di Far Cry 3. Occhio ti vedrà. Direi che se non mi vede vuol dire che proprio è cieco. Gli ero proprio davanti alla faccia, vedi tu. Ma perché continuano a cambiarmi le medicine? Ma io voglio questa, ma scusami. Scusa, ci sarà un motivo se voglio quella, perché mi costa di meno, no? E mi cura di meno. Almeno non le spreco quelle buone. Anche attraverso il muro. Questi tipi di armi mi piacciono un sacco. Facciamo attenzione comunque, anche se sembra che non ce ne siano più. Esatto, esatto, sembrava non ce ne fossero più, eh. Allora, aspetta che spengo la telecamera. Aspetta, questo lo posso fare stealth. Se non ce ne sono altri. Aspetta. Ecco fatto. Disattiviamola e uccidiamo sto tizio. In realtà ho sbagliato, gli ho fatto il cappello non letale, io volevo ucciderlo. Allora, un vestito viola ed è di 0.3 meno forte di questa giacca. Ma in ogni caso mi aumenta l'illusione, quindi, wow, mi sta proprio bene addosso. A parte la bandana, adesso sì che sembro uno serio, dai. Comunque, siamo saliti di livello e io voglio continuare ad aumentare capacità tecnica per un semplice potenziamento. Semplice, ma secondo me che ne vale la pena. Voglio arrivare al livello 16... per sbloccare questo, così smontiamo gli oggetti e prendiamo anche le mod. Perché a smontare alcuni oggetti ad ora non ci guadagni nulla. Quindi smontandole e prendendo questo, secondo me, possiamo guadagnarci. Aumentiamo capacità tecnica e vediamo cosa posso sbloccare. Smontare gli oggetti ti dà la probabilità del 5% di ottenere la stessa quantità. Ma 5% è un po' basso. Io direi di aumentare qualcosa con le lame. Tipo, aumentiamo il danno potenziato. Secondo me, alla lunga, il danno potenziato ci sarà utile. Shhh, afferra. Vediamo se posso metterlo qua dentro. Uccidi e nascondi il corpo. Minchia, che cattiveria. Che cattiveria magistrale. Comunque, un nuovo punto talento. Potrei aumentare ancora i danni che produco con le armi, volendo. Ad esempio, potrei aumentare ancora il danno dei fucili. Che penso che con fucili comprenda anche i cecchini a questo punto. E aumenterei anche il sanguinamento, visto che con le lame tutto quanto gira sul sanguinamento. Tanto la katana, di sicuro, la tengo dentro il mio arsenale. Non adesso, perché non ne ho una decente. Attenzione. Oh, e dai. Sì, ma non è possibile. Andiamo! Che... dai. Ecco fatto. Andateli fuori tutti. Tutti. Ma porca. E scusami, ma tu dove eri? Tu dove eri nascosto? Questo tizio dove era nascosto prima quando ho iniziato a sparare? Ecco fatto. Jackie dov'è? Eccolo qua, dietro di me. Ma perché Jackie riesce a teletrasportarsi dove vuole lui? Perché Jackie ha questo potere e io no? Vabbè, guarda, ho talmente tanta armatura che volendo posso farle queste cose. Ok. Ok, e dai, ci siamo. Direi che ci siamo, ormai siamo vicini all'uscita. Forza, Jackie. Un altro po' e siamo fuori, forza. Quello cos'è? Ok. Attiva sovraccarico, distraiamo i nemici prima. Dai, anche quello, forza. Dai, vai a vederlo, forza. Dai che non ti fa nulla. Ok, direi che un contagio ci sta benissimo. Sono sotto attacco, restate qui. E ormai direi che ci hanno visto, sì. Dov'è l'altro? Potrei andare anche di fucile a pompa effettivamente adesso. Non ci sarebbero neanche problemi. Andiamocene da qui. Voglio tornare all'aria aperta. Guarda, ti direi che c'hai ragione, ma a prima voglio depredare questo posto. Direi che sono a posto così. Usciamocene da sto schifo.
Scusami. Gli aggeggi ronzano per tutta la città. Fuori dal cancello. Parliamo di... Ho il brutto presentimento che ci faranno il cazziatone per aver tolto il virus. Sono abbastanza sicuro. Ehi! Ma finisce mai bene. No, mai. Voi due abbiate avuto fortuna. Più che fortuna, abbiamo finito qui. Abbiamo finito qui, dubito che troverai molto all'interno. Sono tutti morti. È difficile far parlare dei cadaveri. Potrei sorprenderti. Credo che me la caverò. Quello è vero. Potrebbero tirargli via i ricordi dal cervello. Ma tu, come fai a essere vivo? Ma non lo so. Porca troia, Vi. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Nah, ce l'abbiamo fatta e come, mio caro amico. Siamo proprio una bella coppia. Siamo una bella squadra, Jack. Sì, lo penso anch'io. Cerca di stare vivo, però, eh. Non rimpiango di aver abbandonato la mia vecchia vita. Quello è vero, assolutamente. È il dolce profumo del successo, amico mio. Chiama Dex e digli che abbiamo il suo giocattolo. Ci vediamo all'afterlife per festeggiare. Va bene, lo chiamo subito. A dopo, Jackie. E chiamiamo Dex. Allora. Mi ha già chiamato lui? Come Denisio. Butta, Mister V. Tutto bene. Ho finito. Com'è andata? Hai avuto problemi? Ma cos'è sto coso? Che mi dici della Militech? Ah, penso sia certo volante. Che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brick. Sai che novità? Come hai fatto a convincere? Hai usato la corporativa? Ho parlato con Stout. Abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. E hai pagato per il flathead con soldi corporativi? No, sì, ma ho tolto il virus. Ho pensato di tenere gli Eddie per me. E mi sono preso il bot. Senza problemi? No, nessun problema. Ho dovuto usare le maniere forti. Hai le palle quadrate, Mr. V. Cubiche! È tutto pronto. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora? Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Ok. Parliamo del resto all'afterlife. Ci vediamo lì. Ci vediamo all'afterlife. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. V. A presto, Dexter. Il recupero è stato completato. Livello 12. E continuiamo la nostra capacità tecnica e vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Le granate infliggono il 10% di danno in più. Non male. I consumabili sono più efficaci del 25%. Per consumabili penso che intenda anche le cure. Direi di puntare a questo. Il recupero è stato un successo. Direi che è il momento di andare ad uccidere altri cattivi per recuperare un po' di soldi.